Buongiorno e benvenuti nella cucina di Tony Morgan. Allora, mangiare bene spendendo poco, ma soprattutto piatto unico. Io sono abituato a fare piatti unici, a me i secondi non interessano, per impastare per coloro, anche perché il primo credo sia già un piatto unico per se stesso. Poi bisogna sapere come si cucina, nel senso, ecco, la cucina, come dico sempre, è un'arte, bisogna avere passione e soprattutto sapere risparmiare, voglio dire, perché si può risparmiare. Insomma, diciamo una matriciana, ma la matriciana è un po' particolare, che nel senso, quella classica, si sa, è la classica matriciana, cipolla, c'è, cioè guanciale, così e via, poi che bucatini, ma poi chi ha detto che il bucatini si può usare qualsiasi pasta? Nella mia cucina non è fondamentale il tipo di pasta. Io invece farei una matriciana oggi in bianco alla milanese, un'alternativa alla matriciana. Non costa eccessivamente tanto, costa poco, perché basta aggiungere piselli, una patata piccola, tagliata piccola. Questo è del pecorino, insieme al parmigiano, insieme, dà molto più gusto. Poi aggiungiamo, invece della cipolla classica, io uso invece la cipollina e l'aglio. Questo è il guanciale e alla fine usiamo lo zafferano. Questo è un piatto che non supera i 5 euro e possono mangiare una famiglia per 4 persone. Chi l'ha detto? Anche 6. Secondo, perché abbiamo tutto, abbiamo la carne, abbiamo, c'è la verdura, abbiamo le patate, abbiamo più formaggio, che voglio dire, con i tempi che corrono non è mica male spendere 5 euro per 4 o 6 persone. Allora, e siamo nella mia cucina, c'è la cucina di Tony Morgan. Prima di tutto si gratta, vedi, si fa così, ecco, si fa veramente così, si butta. Allo stesso tempo hai finito questo qui, vedi, prendi l'aglio, cambi coltello, esempio, ecco, si può fare o intero che si toglie, oppure io lo faccio fino, perché si mischia e diventa una cosa veramente molto molto gustosa, dai sapore, insomma, quella cipolla, che la cipollina è più tenera, che è molto, è più digeribile, è molto bene, lo butta dentro. Quello, mi raccomando sempre, olio extravergine di oliva, un po' così, va bene? Ecco, questo che dicevo io è facoltativo, nel senso che abbiamo il peperoncino, io dico sempre ci va, perché ci sono dei piatti che sono classici, però se ci sono dei bambini o degli anziani o persone che non possono mangiarlo, voglio dire, questo qui no. Poi si accende qui subito, si accende, mentre si accende facciamo passare qualche secondo, voglio dire, un po' perché si... Ecco, così, ecco, nel frattempo così alto ancora, andiamo così, poi ecco, in questo momento che sta andando noi buttiamo giù. Ah, è buono trovarmi, che il mio amico Marco Contempo, il cantante idolo australiano. Ciao Marco, vieni! Ciao Tony! Ciao, vieni! Come stai oggi? Bene, cosa stai cucinando di bello? Un'alternativa alla matriciana, della classica matriciana, una matriciana alla milanese. Mangiando bene e spendendo poco. Lui è un cantante italo australiano. Scusa, non si parte, ma sai che ti dico, ascoltiamoci la musica, perché in cucina è importante anche sentire la musica. Ascoltiamo, ecco, la musica. Bravo. È la tua canzone? Sì, questa qua è la mia canzone, sì. L'ultima. Ah, è la ultima canzone. Allora, noi in questo momento noi abbiamo messo il guanciale, Marco, vedi? Invece il guanciale. È venuto per questo, io lo so, allora, poi dopo qualche secondo, se voglio dire, aggiungiamo anche delle patate. Eccolo, vedi? Questa è un'alternativa proprio. È tutta roba che poi si ha in casa, voglio dire, quella che è la patata. Oh. E poi se avete dei segnali, bene, una volta fatto questo qui, noi giriamo tutto, ecco, questo qui, l'acqua bolle e adesso la pasta.
sono indeciso oggi. Si può qualsiasi tipo di pasta, dai bucatini agli orecchietti, qualsiasi pasta, qualsiasi cosa voi avete in casa, da benissimo. Poi se non l'avete da comprare, se uno gli piace i bucatini, fate i bucatini. Oggi sono indeciso. Sono indeciso tra gli spaghetti e la pasta cotta. Pasta cotta o spaghetti? Ma oggi farò la pasta cotta. Dai. Oggi farò la pasta cotta. Allora, per 4-6 persone bastano 4 etti, per 6 etti, beh. Però io ne faccio sempre un po' di più perché a tavola è sempre il primo piatto. Tutti pesano la pasta, io invece non la peso perché ormai ho la pasta. Vado la pasta, adesso aggiungiamo sempre un po' d'olio in modo che la pasta come così. Per assaggiare se il sale va bene, usare sempre un cucchiaino, ti dà la dimensione del sale, si butta così, poi si aggiunge un po' perché mancava poco, e si lascia cuocere. Nel frattempo noi ci trasformiamo qui, ci trasformiamo, quando abbiamo già la pasta, aggiungiamo lo zafferano mentre la pasta sta cuocendo, eccolo qui, per 4 basta 1, per 6 ne metti 2. Poi quelli che sono ingredienti, esempio, poi è facoltativo, secondo, è la procedura che è importante. Poi se la patata invece di una ne vuoi mettere 2, se lo zafferano ne vuoi mettere una ne metti 2. Se il guanciale invece di uno ne vuoi mettere 2, benissimo. Certo, con 6 è preferibile 2, no? Ecco, vedete, già dà il colore, vedete? Sta dando il colore. L'importante è non fare mai asciugare, aggiungere sempre con l'acqua della pasta, in modo che rimane sempre, sempre morbida. Ok? Così. Con la patata nel frattempo si sta cuocendo, insieme con i semini, si copre e si aspetta che la pasta. Allora Marco, dimmi. Io ti devo lasciare. Ti devo lasciare? Beh, è stato per me un piacere di averti avuto qua. Mi aspetta. Ciao Marco, hai un aereo? E beh, che noi artisti siamo così. Beh, alla prossima volta. Alla prossima, ti invito, va bene? Ciao okay. Marco. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Salutiamo il grande Marco Forzello, da trovare. Vedi, il pecorino che io ho fatto prima, vedi? Vediamo un pochettino, lo lasciamo, poi prendiamo un po' di parmigiano che buttiamo dentro, aggiungiamo ancora un pochettino di questo qui, buttiamo un po' di acqua così e via. Ora la pasta è pronta. Possiamo benissimo fare una cosa qui. Tiriamo col mescolo, ad esempio, vedi? Ce lo buttiamo dentro. E lo buttiamo dentro. Ecco, vedi, si sta arrivando nel conto suo, perfetto, vedi? Vai così tranquillamente via, prendi un po' di extravergine così, tranquillo, un po', poi prendi guarda questo, vedi? Ecco così, lo butti dentro, voglio dire. Poi questo viene mancato, vedete come è morbida, la vedete come è morbida, liscia, guardate. Qui abbiamo con 5 euro possono mangiare 6 persone. Noi possiamo prendere 4 bruschettine che noi già abbiamo fatto prima, si prende un pochettino di brodo così, si rimette nella pasta, poi vedete, si gira insieme con la pasta, vedete, questo si gira insieme alla pasta, in modo che si ammorbidisce all'interno. Poi una volta che ammorbidisce all'interno, quello che il pane, eccolo qui, poi si prende questo così, si tira fuori da impiattare, ad esempio, questo qui. Allora si prende questo qui e si mettono così, esempio, vedi, uno, due, questo è facoltativo, se qualcuno ha voglia di, se no, è già bello inzuppato, così,
l'astuccia, si prepara questo piatto così, voglio dire, poi se c'è anche non so il pane, ma poi anche se c'è il pancarre, a secondo quello che sia, poi al centro si butta la pasta, così, guardate, eccolo qui, e il parmigiano così, così, voglio dire, quello che rimane dell'altro formaggio, si ributta un pochettino di olio così, stop, il piatto è servito. Un'alternativa di, questa è la matriciana alla milanese con zafferano, ok? Buon appetito a tutti, con 5 euro possono mangiare 4-6 persone, piatto unico, gustoso. Il piatto è pronto, buon appetito, alla salute, alla prossima!